Si è appena concluso il 2019, davvero scoppiettante, in attesa dei tanti lanci, tanti nuovi prodotti che vedremo nel 2020. È ora di fare un bel riassunto di ciò che abbiamo visto quest'anno. Cosa vi è piaciuto di più? Beh, siamo partiti alla grande con il Mobile World Congress di Barcellona, che ha mostrato chiaramente quali sarebbero stati i trend del 2019. Smartphone pieghevoli e buchi nel display. Samsung con il suo Galaxy F ci ha conquistato e ha mostrato tutte le potenzialità di questa tecnologia, anche se alla fine un po' di amaro in bocca c'è stato, no? Pieghevoli sì, ma il sistema operativo evidentemente non sfrutta ancora bene la quantità di spazio a disposizione. Come spesso accade, però, Samsung ha avuto il merito di arrivare per prima. Chissà che per il prossimo anno non si possa vedere qualcosa in più, di più rifinito, magari anche meno costoso, perché $2000 sono un po' tantini, non credete? A parte questi smartphone irraggiungibili, ecco un Galaxy S10 ed S10 Plus, che molti hanno già definito un S8 SS, perché è poi un'evoluzione diretta di S8 ed S9, ma al foro nel display Samsung ha comunque molta influenza nel dettare le regole, e il fatto di aver buttato fuori tre smartphone però non mi ha convinto tantissimo, forse è anche segno che l'azienda sta cominciando a sentire il fiato sul collo. In ogni caso, durante il Mobile World Congress di Barcellona ne abbiamo visti un po' in tutte le salse di questi smartphone con il foro nel display, e questo ci ha dato un po' l'idea di quello che sarebbe stato poi il trend di tutto il 2019, ma soprattutto l'abbiamo visti sulla fascia media e bassa, e questo gioca a nostro favore perché ci fa capire come già negli scorsi anni, anche nel 2019, la fascia media, la fascia bassa sono cresciute molto di qualità, tutto a vantaggio di noi consumatori. Se nel 2018 avevamo capito che si poteva già comprare un buon prodotto attorno ai 200€, nel 2019 c'è stata proprio l'esplosione di questi modelli, e in questo Huawei e la sua costola Honor hanno avuto un ruolo fondamentale, a partire dall'inizio dell'anno con il P Smart 2019, poi via via tanti altri smartphone costruiti più o meno sulla stessa base, con il Kirin 710 che è evidentemente un processore ben riuscito, sono equilibrati, funzionano bene, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti anche dal punto di vista estetico. Il dualismo Honor-Huawei comunque ha cominciato a vacillare durante quest'anno, e mi aspetto che nel 2020 magari ci sia anche qualcosa di strano, no? Qualche colpo di testa. Abbiamo già visto che con la Magic UI Honor si è un po' distanziata dall'utilizzo delle Motion UI, è vero che i due software sono molto simili, però con la Magic UI Honor si è rivolta ancora di più ai giovani, cercando di distanziarsi un po' da Huawei. Questo secondo me è anche un modo per giustificare la presenza di due brand che di fatto hanno davvero colonizzato quest'anno il mercato su tutte le fasce di prezzo. Sony per il 2019 ha un po' confermato quello che è il suo posizionamento, ovvero quello di catturare una nicchia di utenti, nemmeno troppo piccola per la verità, che sono molto molto attenti al design e magari lasciano da parte qualche feature super esclusiva o cose particolari. L'esempio perfetto è Xperia XZ4, che già dal Mobile World Congress abbiamo potuto ammirare in tutta la sua bellezza, davvero uno smartphone stupendo, anche se però a livello tecnico ha qualcosa in meno, e anche il fatto di essere arrivato insieme all'S10 non è che abbia giocato proprio a suo vantaggio. Arriviamo poi a parlare di 5G, perché grazie a Xiaomi e a OnePlus, quindi grazie a produttori cinesi, sono cominciati a vedersi effettivamente degli smartphone compatibili con questa nuova tecnologia. Però, come da aspettative, anche il 2019 non è stato l'anno in cui si è buttati completamente nell'adozione del 5G. I prodotti sono ancora molto costosi e più che altro non c'è l'infrastruttura, come se la tecnologia fosse pronta ma il mondo fosse rimasto un pochino indietro. Dovremo aspettare quest'anno, il 2020, e magari anche il prossimo, 2021, per vedere un 5G veramente funzionante e soprattutto sfruttato a dovere per tutte quelle che sono le sue potenzialità. E a proposito di infrastruttura, qua in Italia abbiamo visto il 2019 il consolidamento di Iliad, che è riuscita finalmente ad accendere una piccola parte della sua infrastruttura. Il processo non è ancora completo, quindi come ha detto la stessa Iliad, ci vorranno almeno un paio d'anni per riuscire a vedere l'operatore completamente nella sua piena potenzialità espressa in termini di qualità ed efficienza del segnale telefonico, ma già da più parti dell'Italia ci avete detto
detto che comunque la situazione è migliorata, le prospettive sono molto buone insieme al consolidamento. Purtroppo c'è stato anche un po' il rialzo dei prezzi che avevano così sconvolto il mercato un paio di anni fa, nel 2018, però insomma dai, i prezzi sono ancora tutto sommato molto buoni, soprattutto adesso possiamo avere una quantità di giga che ci faccia ormai star tranquilli, no? Di fatto non c'è più il problema di esaurire i dati a fine mese. Con il passare dei mesi comunque c'è stato spazio anche per altri produttori, tra virgolette minori, come Motorola, che ha avuto un'altra conferma con la serie Moto G e la serie Moto Z, che sono sempre molto affidabili, un'alternativa molto concreta per chi non cerca cose strane ma semplicemente uno smartphone che funzioni molto molto bene. Lo stesso si può dire anche che per Asus, che fin da inizio anno si è lanciata nel consolidamento un po' di quello che si era visto nel 2018 con gli Zenfone 5 e quest'anno con gli Zenfone 6, di nuovo ottimi prodotti con sicuramente un ottimo rapporto qualità-prezzo. Un po' in difficoltà invece è LG, che è arrivata leggermente tardi col suo smartphone pieghevole e non propriamente convincente in termini tecnici. Il brand coreano ha bisogno di una bella scossa sicuramente a partire dal 2020, altrimenti rischierebbe di trovare sempre una nicchia più piccola, un po' come è successo per HTC, che in fin dei conti ancora adesso non riesce a risollevarsi dopo la sua lunga lunga crisi che è iniziata già diversi anni fa. Una menzione di merito sicuramente va ad Oppo e Xiaomi. Oppo per la sua capacità di innovazione, abbiamo già visto a partire dall'MWC 2019 che si sono lanciati insomma in questa gara allo zoom ottico sugli smartphone, quindi addirittura 10x con una soluzione che avevamo già visto qualche anno fa con le ottiche disposte in orizzontale, non in verticale, quindi molto più spazio a disposizione per il gruppo ottico, grande innovazione in questo senso, ma soprattutto il tablet pieghevole che abbiamo visto a partire dall'estate, davvero notevole. E la stessa cosa si può dire anche per Xiaomi, che si è lanciata in questo processo di innovazione con il suo ibrido tablet e smartphone pieghevole, davvero bellissimo. Per il momento i prezzi sono ancora davvero troppo alti, ma un po' come era successo per il Mi Mix, vi ricordate che era uno smartphone costosissimo e poco utilizzabile. Secondo me nel 2020 vedremo un affinamento di questo prodotto che verosimilmente rappresenterà di nuovo un bello standard a cui ambire per gli altri produttori. E poi Android, come non dimenticarci quello che è successo quest'anno, dove di fatto il robottino verde non ha visto particolari innovazioni rispetto alla versione precedente, ovvero Android 9.0 Pie, segno che comunque in Google qualcosa sta cambiando, si sta assestando un po' la direzione futura con Fuchsia OS, che verrà sempre più utilizzato per i telefonini di Google, per i prodotti dell'ecosistema di Google, e Android che rimarrà un po' diciamo la base su cui costruire le interfacce proprietarie degli altri produttori. Di fatto però, se voi ci pensate, già con Project Treble avevamo avuto un sentore di quello che sarebbe stato il destino di Android, e col 2019 sembra proprio che la strada intrapresa sia questa qua. Staremo a vedere, i prossimi anni saranno davvero cruciali. Insomma, un 2019 che era stato annunciato come l'anno di cambiamento al termine del 2018, quello in cui si sarebbero imposti gli smartphone pieghevoli, quello dove si sarebbe imposta la tecnologia 5G, di fatto un po' i maggiori player hanno rallentato, hanno buttato molta carne al fuoco, la stessa Apple che ha introdotto la USB Type-C sull'iPhone uno schermo a 120Hz, però poi di fatto il prodotto è sempre lui. Insomma, un anno di transizione in attesa di quello che verrà nel 2020 e nel 2021, dove effettivamente vedremo finalmente quel cambiamento che stiamo aspettando ormai da anni. Ovviamente fanta tecnologia, ma una cosa è certa: nel 2019 verranno lanciati tanti smartphone. Pensate che nel 2018 sono stati contati più di 3100 nuovi device registrati per i servizi di Google, quindi immaginate la mole di telefoni, contando anche quelli che non sono stati registrati. Il 2019 sarà ancora peggio da questo punto di vista, ci saranno tantissimi altri device e sicuramente tra questi ci sarà qualcosa che ci stupirà. Che cosa vi aspettate di più? Pensate che ciò che vi ho detto possa essere realizzabile oppure no? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Come sempre, lasciate un bel like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al nostro canale. Io sono Matteo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!